amici di Fashion One, bentornati ad un'altra esilarante puntata, caro Marco. Giovanni, che meraviglia! Siamo al tabù di Porto Cesareo, caro Marco. Estate, infradito e pantaloncino corto, finalmente è estate 2010! Estate 2010 in questa goletta esclusiva del tabù. Esatto, e sono qui accanto ad un personaggio che ho preso proprio dall'edicola. Lui è con me, guarda. Giovanni, sono venuto fuori dall'edicola. Dall'edicola, sì, esatto. Tutte le copertine dei patinati più in Italia, diciamo. Beh, anche questa settimana è così, ma caro Marco, io entrerei subito nel vivo della trasmissione, perché questa settimana ci sono tantissimi servizi. Tipo che è una puntatona oggi, ma sai perché? Perché in questa settimana ci sono state un sacco di inaugurazioni. Praia, Blue Bay, ma noi partiamo subito dalla Praia. Meravigliosa Praia! Che meraviglia, caro Marco, la Praia! Tantissima gente, un entusiasmo incredibile! Esatto. Anche lì è esplosa l'estate! Una programmazione molto importante quella della Praia quest'estate, che vedrà tanti personaggi, tanti DJ importanti. Io ci sono! Succedersi alla console, tu ci sarai! Oh, ci sarò anch'io, ci sarò anch'io! Allora, Giovanni! Tendenza Jennifer fa tendenza, ma grande. Scherzi a parte, la nostra Jennifer è una ragazza meravigliosa, esatto. È una finalista regionale di Miss Mondo . E anche una collaboratrice del programma Fashion One, e quindi spesso viene con me, ebbene sì Marco, spesso la vedrete con me. E quindi tutti i giornali ti paparazzeranno con lei. Certo, spesso, ma già mi hanno paparazzato con lei, già la scorsa settimana in occasione della prima puntata già si è vista Jennifer, e chissà se sono rose e fioriranno, vedremo. Vedremo, intanto questo è Fashion One, solo per Fashion One. Fashion One, nostro Marco è con gli amici del tabù per la rubrica Summer Fashion One History. Amici di Fashion One, momento importantissimo, perché adesso aprite bene le orecchie, Giovanni Conversano, il personal trainer dei VIP, vi dispenserà dei consigli per stare in forma in quest'estate 2010. Grazie Marco, grazie della linea per le nostre donne sempre, sempre in forma e che vogliono stare sempre in forma. Abbiamo ancora una volta dei suggerimenti importantissimi. Mi raccomando, ascoltateli con attenzione. Allora, per i vostri glutei. La mia canzone con l'organo, lo so che sono retrogrado, c'ho pure un filo di brizzolo, io te la suono con l'organo, la mia canzone nel bungalow, lo so che sono un po' brizzolo, e anche un filo retrogrado, a prescindere. Non conta il posto, perché quello che conta è chi parte e chi viene. Il mondo è tondo, magari ti troverò con la Silvana alla playa in bikini ai falò. A prescindere che uomo ti metto, così mi fa perdere credibilità. Volevo andare su a Rimini o quantomeno agli Alimini. Ragazzi, ascoltate i miei preziosissimi suggerimenti. Momento importante della puntata, sentite già la sigla, Giovanni Conversano non c'è, il momento di parlare di pettegolezzi, di gossip, c'è Giovanni Conversano che vi parlerà di Fashion One, bella vita! Grazie la linea Marco, amici di Fashion One, siamo ancora qui al tabù di Porto Cesareo, il mare è stupendo, la spiaggia è meravigliosa, in questo lido il più bello, il più apprezzato, il più ricercato del Salento. Partiamo subito con una notizia importantissima, a Formentera Melissa Satta vista con Simona Salvemini, una ex del GF con Melissa Satta che sappiamo la bellina per eccellenza, ex di Bovovieri. E ancora a Milano Marittima Emanuele Filiberto con Cristina Chiabotto, pensate un po'. Dove è finito Fabio Fulco? Boh, non si sa. L'ultima notizia, Sergio Muniz e con Alessia Fabiani, pensate un po', quindi quest'estate l'estate diventa bollente, diventa rovente, tante notizie, amici di Fashion One, vi saluto dal tabù di Porto Cesareo. One, vedete Marco, ha rubato il cappello alla nostra Jennifer. Esatto, no, per non sentirmi di meno rispetto a te. Ma è il cappello, senza. È ovvio, ma è vero che. Ma sai che mi assomiglia a Pedro, quello della pubblicità. Pedro, sì, quella della siesta. Non se puede disturbare la siesta. Invece non la disturbiamo qui al tabù, sì. Esatto, non la esatto. Siamo proprio dei rompiscatole. È vero, certo. Siamo arrivati all'epilogo, però prima di. No, no, le classiche no. Le tue fan.
La prima è questa: ma secondo te le possibilità di vittoria se avesse giocato Chiesa in nazionale quali erano dell'8 per mille? Inizio a diventare triste. Se Garibaldi è partito da quarto, chi erano gli altri tre che sono partiti prima di lui? Ragazzi, vi saluto, alla prossima, e salutiamo tutti gli amici. Fashion One solo per Fashion One.